come 36 anni fa, ha stentato nel primo tempo, servendo poco e male le punte, ma ha forzato il ritmo nella ripresa, legittimando a lungo andare il successo. Il Como, con il presidente Preziosi furibondo e dimissionario per l'arbitraggio di Trentalange, è apparso molto concentrato in difesa e a centrocampo. Ha ostacolato efficacemente gli avversari nei 45 minuti iniziali, ma ha lasciato troppo isolato Godeas in avanti. Guidolin, in assenza di Falcone, Olive e Locatelli, schiera Bellucci e Signori a supporto di Cruz, mentre Dominissini, privo di Tarantino, Pecchia e Rossi, impiega Carbone a sostegno di Godeas. Il montaggio di Alberto Carroli ci porta al quarto d'ora con un fantasioso amoroso in evidenza. Colpo di testa di Brevi, colpo di testa di Cruz, poi ancora di Brevi. Stop di Amoroso, il tiro e il pallone che termina fuori. Ancora Cruz, il pallone per Amoroso, bellissima serpentina, assist, il tiro di Bellucci e il pallone fuori dallo specchio della porta. Ora Carbone, assist per Stellini. E la sua conclusione è una grande deviazione in calcio d'angolo di Pagliuca. Nel finale del tempo Frara sostituisce l'infortunato Nervo e una pallonata di Colucci mette KO Carbone, rilevato da De Cesare. Entreranno pure Juarez, Vanoli, Salvetti e Bielanovic. Passiamo ora alla ripresa con un Bologna più convincente in fase offensiva. Combinazione fra Amoroso e Cruz. Cruz, Amoroso, il passaggio per Bellucci, il tiro e l'uscita determinante di Ferron. Poi un calcio di punizione, si prepara il Bologna, si prepara Cruz. Il suo tiro di destro, grande deviazione sopra la traversa in calcio d'angolo di Ferron. Il giovane Frara, primo tentativo di cross, il secondo. La conclusione, la sforbiciata di Bellucci e il rammarico dell'attaccante del Bologna. Al 25esimo c'è questo fallo da ultimo uomo di Castellini su Godeas che irrita Preziosi, ma Trentalange sanziona evidentemente un fallo precedente di Godeas. Tre minuti dopo Brevi prende per un braccio e poi urta con la gamba Cruz. A mio giudizio è calcio di rigore e abbiamo ancora un rabbioso Preziosi in tribuna d'onore. Il tiro di Signori e la rete. 29esimo minuto, Bologna 1, Como 0. E Signori festeggia così la 99esima partita nel Bologna. E non è finita qui, recita la maglietta. E la 300esima gara in Serie A. Il Como chiude con questa punizione a fil di palo di Allegretti. E gli emiliani, lo ricordiamo, non subiscono reti in casa da qualcosa come 316 minuti. Dunque, Bologna 1, Como 0. Ovazioni per il gol numero 246 di Signori. E contestazione di Preziosi anche per i 4 ammoniti a 0 ai danni del Como e la linea che torna a Fabrizio Maffei.